Buonasera, buonasera Paolo, buonasera a chi ci sta seguendo tramite il profilo Facebook del Circolo dei Lettori di Torino che ha organizzato questo evento, chi ci sta seguendo dal sito del Circolo dei Lettori di Torino e buongiorno, buonasera a chi ci sta guardando in differita, registrati appunto su questi canali. Siamo qui per parlare del libro di Paolo Giordano dal titolo Nel Contagio, io qui ne ho una versione cartacea, pur avendolo letto in PDF, che è la ragione per cui lo vedete nuovo, ma non lo vedo. E siamo qui per parlarne e io vi segnalo da subito che la libreria di Torino, accoppiata con l'evento di stasera, è la Luxembourg, che è attrezzata come molte altre librerie per la consegna a domicilio. Quindi vi ricordo che potete ordinare la vostra copia tramite la libreria Luxembourg via email o attraverso i loro canali social. Un'altra piccola indicazione, soprattutto per chi ci sta seguendo via Facebook in questo momento, potete mandarci le domande in diretta e io e Paolo le leggiamo qui attraverso questo complesso strumento che ci hanno messo a disposizione stasera. Quindi possiamo cominciare e vi seguo qua da live comments. Ecco, ci sono già un sacco di buonasera, ve li leggo: Antonella, Gabriella, Daniele, Lucia, Francesco, Gabriella, Amalia e Ross, che immagino sia Rossella. Buonasera a tutti, buonasera a Cristina. Si stanno aggiungendo un sacco di persone, quindi grazie per essere qui e anche grazie per averci dato la buonasera. Nunzia, adesso la smetto con leggere, anche se devo dire È che è ipnotica questa colonna. una delle cose più belle da fare, secondo me. Io purtroppo non li vedo perché Sono già da contentissima, meno, guarda. Ecco, però. Annalisa, buonasera. Va bene, cercherò di non farmi distrarre dai vostri buonasera. Questo è il libro di Paolo. Spero che non si veda capovolto, perché è la prima volta che utilizzo questo strumento. È un libro che ha pubblicato Einaudi insieme al Corriere della Sera, che è già stato tradotto in 30 paesi ed è, posso dirlo, insomma, una delle cose più sensate che ho letto in questi giorni a proposito dell'emergenza Covid-19, della pandemia, del lockdown del paese. Una delle cose più ragionevoli e anche una delle cose più caute e più prudenti. Questo credo che sia anche perché Paolo lo ha scritto mentre le cose stavano cominciando e le cose stanno continuando ad avvenire, quindi era giusto ed è giusto tuttora essere cauti nel raccontarlo. Poi c'è una seconda ragione, credo, per cui Paolo è molto cauto, è che Paolo conosce la matematica e riflette in questo libro anche su quanto la matematica ci inviti a essere cauti in questa situazione. In questo libro lui mette insieme delle spiegazioni che sono molto chiare e credo di non sbagliare nel dire che Paolo è stato il primo ad aver spiegato il concetto di R con zero agli italiani e la metafora delle biglie che poi abbiamo ripreso tutti quanti, o il modello delle epidemie che poi tutti i giornalisti hanno ripreso e che all'inizio, insomma, per i giornalisti scientifici, per gli esperti più o meno come me, era molto difficile pensare che invece si sarebbe esportato, ecco, in un concetto per il grande pubblico. E Paolo è stato coraggioso, insomma, nel dare questa spiegazione, nel farla in maniera chiara e tutti quanti poi l'abbiamo copiato, se posso permettermi. Io Insieme alle ho spiegazioni, copiato a mia volta, però almeno qua ma posso certo, dire. poi lo sappiamo che questo è tutto. Però ecco, diciamo, aver letto sul Corriere della Sera quelle due pagine, io mi sono detta, beh, bravo, perché in effetti in quel momento non era così scontato che potessero passare dei concetti così complessi. E poi tu alterni in questo libro anche delle riflessioni sul senso di quello che stiamo vivendo, anche come collettività, non soltanto come singoli, eccetera. La chiave di lettura che Paolo ci propone è quella legata alla scienza, ma non è soltanto quella scientifica. Ovviamente la provenienza scientifica dei tuoi studi è molto chiara, ma non è soltanto di questo che tu parli, anche del processo in cui la scienza costruisce conoscenza e costruisce, diciamo, decisioni della collettività. E di come noi come collettività decidiamo di leggerla, di renderla utile o anche no, anche di trascurarla. E all'atere, ed è di questo che invece voglio cominciare a parlare con te, anche dell'umanità della scienza e di chi la fa, di quanto gli scienziati siano in fondo esseri umani. E allora la prima cosa su cui vorrei, insomma, provo, ecco, si parva licet, invitarti a riflettere, prende anche spunto dall'ultimo articolo che hai scritto, non soltanto da quello che hai scritto in questo libro e da quello che è successo in questi giorni. Nel senso che
io credo che esista un fattore costitutivo della scienza che dovrebbe invitare tutti quanti a essere cauti, non soltanto te che sei cauto di carattere e sei cauto di formazione, che è banalmente che la scienza ha bisogno di tempo per essere costruita e per dire cose solide. Invece l'informazione tende a essere molto più veloce. E in queste settimane io credo che l'informazione abbia preteso di essere più veloce della scienza, finendo per ripetere le stesse cose, dire cose che non erano assodate, non erano verificate e così via. L'informazione a tutti i livelli, non soltanto quella televisiva, diciamo, ma anche quella scientifica in senso più proprio, nel senso che la comunità scientifica ha deciso di far uscire i dati prima delle normali revisioni, prima dei preprint. Quindi c'è questa doppia velocità della scienza come processo conoscitivo e dell'informazione sia dentro la scienza sia tra la scienza e il pubblico, che in questo momento si stanno un po' scontrando, e quindi noi tante volte parliamo di niente. Io ho la sensazione, all'ennesima conversazione che ho con i miei colleghi, con i miei amici, con i miei genitori che vengono anche loro dalla scienza, di parlare del niente. E non so, ecco, queste due velocità in questo momento, a 2 mesi dall'inizio del lockdown e a 4 mesi dall'inizio del problema, secondo me stanno dimostrando, diciamo, un grosso iato nel nostro sapere. Eccoti. Sì, mi sembra il punto centrale. Intanto buongiorno a tutti, grazie Silvia di fare questo con me. Sì, mi sembra il punto centrale molto ampio e diramato. Intanto diciamo una cosa che non si ricorda abbastanza, che gli scienziati non sono abituati a essere in televisione tutte le sere, ad esempio. E non sono generalmente bravi a comunicare. Se c'è una cosa che gli scienziati faticano a fare è esattamente quella di comunicare. Infatti personalità come quella di Silvia proprio sono rarissime nel nostro paese e straordinariamente preziose, perché fanno quel collegamento fra mondo scientifico e non dimentichiamoci mondo iperspecialistico della scienza, perché la scienza è questa oggi, non è la scienza. Noi, anche parlando di scienza, facciamo un'approssimazione molto molto grossolana. In realtà esistono neanche le scienze, esistono le specialità delle singole discipline. Oggi ogni scienziato è esperto principalmente di quel piccolo pezzo, e quindi per gli scienziati è sempre molto difficile semplificare quello che sanno al punto da renderlo masticabile per le persone. Quindi ci vanno altri individui che lo fanno. Questo è stato, secondo me, uno dei primi grandi errori che sono stati compiuti. Cioè sono stati sbattuti, in questo caso usiamo la metafora bellica, in prima linea gli scienziati stessi, che hanno fatto del loro meglio, ma che spesso non... quantomeno non conoscono molte delle regole della comunicazione e della comunicazione efficace. E spesso questo è stato fatto anche lì con grande approssimazione, nel senso che abbiamo ascoltato tutti i virologi, ad esempio, no? I virologi studiano qualcosa di molto preciso nella loro vita. Ad esempio, tra essere un virologo ed essere un epidemiologo passa una grande differenza. Questa differenza non è passata, ad esempio, al pubblico, perché, ad esempio, i virologi non erano forse le persone più indicate per raccontare tutto quello che è l'apparato, diciamo, più matematico, come l'epidemia si sviluppa nelle popolazioni, perché non è principalmente quello che fanno, perché quelli sono altri strumenti. Però tutto questo è stato un po' buttato insieme. Ed è stato buttato insieme anche a organi decisamente non scientifici, una cosa che scrivevo nell'articolo ieri, che io ho trovato molto strana nella gestione, e ad esempio che tutta la comunicazione principale, che poi è stata quella che abbiamo sentito tutti delle 6 del pomeriggio, è stata delegata alla Protezione Civile. Quindi un altro passaggio ulteriore di quei dati importanti, vitali per tutti noi, che veniva filtrata attraverso un organo che ha enormi qualità e a cui dobbiamo essere tutti molto riconoscenti, ma
che non ha un legame diretto con la scienza. E tutto questo è stato, secondo me, molto confuso ed è stato ancora più confuso poi dal passaggio solito attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso i giornali e attraverso le televisioni stesse. Io non so se Silvia, se sei d'accordo, se l'hai notato anche tu, però a un certo punto c'è stato per un mese e mezzo, ascoltavamo questi microbiologi, virologi, epidemiologi in televisione e anche i conduttori delle trasmissioni o i politici stessi, invitati, tutti quanti li ascoltavano con una specie di Sì, riverenza assoluta, proprio come gli scolaretti, no? dimenticandosi Poi di a un essere certo punto. giornalisti, poi tra l'altro, perché Esatto, che comunque la scienza è umana, la scienza va e soprattutto si sta muovendo in questo particolare frangente in un campo di grande incertezza per la scienza stessa. Questa, secondo me, è la cosa più bella che è venuta fuori, cioè che abbiamo sentito delle persone che dicevano non lo so, ci serve del tempo, non lo sappiamo ancora, e questa è una novità assoluta per la nostra comunicazione. Però al tempo stesso, secondo me è venuta fuori questa idea un po' ingenua, questa idealizzazione che c'è della scienza e degli scienziati, no? Come se la scienza fosse uguale a verità e tecnicismo. E questo purtroppo si sta facendo strada sempre di più giorno per giorno, perché, e questo io trovo che sia una responsabilità diretta di chi sta gestendo le cose, c'è una traduzione fra. Chiediamo al comitato tecnico-scientifico e poi tutta questa serie infinita di norme, regole, indicatori, distanze che dovremmo tenere, profilassi sanitarie precisissime. E quindi ancora una volta la scienza viene mortificata al suo livello di invece tecnicalismo spicciolo, che è una vera mortificazione. Ho detto tante cose, scusami, forse non ho neanche seguito un filologico, ma sono le No. cose che mi frullano in testa in queste ore. Vabbè, allora proseguo anch'io perché sì, come tu dici, abbiamo visto virologi parlare di epidemiologia e quindi fare comunicatori, che è un mestiere che non sanno fare, per di più in un ambito che non praticano. Io mi sono accorta di aver dovuto spiegare per la prima volta nella mia vita che cos'è un intensivista. Che è effettivamente il medico che veniva, cioè meno conosciuto fino a 2 mesi fa, no? Nessuno si iscriveva a medicina per fare l'intensivista, cioè anche l'igienista o l'anatomopatologo sono, diciamo, specializzazioni mediche che uno conosce nel corso dei 6 anni di studio e che uno sceglie nel corso dei 6 anni di studio, ma io ho fatto le voci, no? Per Radio 3 di un dizionario di base e mi sono divertita molto a spiegare cose che veramente non avrei mai pensato che fossero interessanti, ecco, per la comunità dei non medici. Peraltro l'intensivista era proprio, me lo scrivevo oggi con un mio amico, mi sarebbe piaciuto mettere il copyright come futuro titolo di qualcosa, perché Inizio, era bellissimo molto l'intensivo. l'intensivista. Sa più di un giallo. Chissà cosa farà, quanto è intenso l'intensivista. Beh, intanto tra i tanti che ci hanno raggiunto, che ci salutano, eccetera, c'è chi ci dice, come Patrizia, che questo tuo libro è un vademecum da proporre ai ragazzi che affronteranno la maturità di quest'anno così particolare, che io vorrei dedicare un saluto, un in bocca al lupo a tutti loro, perché devo dire, sono i veri eroi probabilmente della situazione. Si stanno perdendo un'esperienza, quella della maturità, che per me è stata quasi toccante, quando ci ripenso è stata molto emozionante e lo stanno facendo senza protestare, cioè io sono veramente Forse emozionata. perché non gliene diamo neanche l'opportunità, però, nel senso che è mancata proprio completamente questa voce della parte più giovane, no? E Sì, di siamo questo stati. dovremmo farci su questo dovremmo farci forse qualche domanda in più. Però è vero che il libro io l'ho scritto molto pensando agli insegnanti, di solito non penso mai a una committenza quando scrivo, ma in questo caso avevo particolarmente in testa insegnanti e ragazzi, perché mi sembra che poi siano quelli a cui bisogna più che a tutti gli altri mettere in mano degli strumenti di
che per me sono delle concatenazioni di pensiero, no? Che tu Silvia conosci molto bene, però che sono delle concatenazioni di pensiero, diciamo, più complesse anche tra questa epidemia e altri ambiti del sapere, che purtroppo non trovano mai lo spazio, per essere sviluppate, spiegate, raccontate, perché non sono abbastanza urgenti. E, Lucia dice che i giovani hanno capito prima degli altri quello che doveva essere fatto. Non, c'ho tante cose in testa di cui vorrei farti parlare, cerco di andare con ordine, ma saluto Luciana da Buenos Aires, che credo sia l'ascoltatrice più lontana. Più E lontana. Antonella dice anche i bambini non li stiamo ascoltando. Luciana dice è vero, i giovani, i giovanissimi. Insomma, ecco, ricordiamoci che loro stanno probabilmente pagando il prezzo più alto pur avendo il rischio più basso. E E allora, poi no, ricordiamoci una cosa, Silvia, su questo, poi ti lascio andare sulle altre cose, però mi figurati, sembra importante sì. che è un atteggiamento più tipico dei bambini e dei ragazzini, quello secondo me di mostrarsi sempre molto forti e strutturati sulle situazioni nuove, no? Cioè di reagire sempre con grande apparente senso di responsabilità, forza, comprensione, eccetera. In realtà spesso questo è un meccanismo difensivo dei più giovani verso qualcosa di così nuovo e così spaventoso. Secondo me, quello di cui veramente non ci stiamo facendo carico è la quantità di paura, di incertezza, di senso di instabilità che stanno respirando. Anche, cioè, intanto per aver interrotto così bruscamente la loro vita, per non sapere quello che li aspetta, se torneranno a scuola, se non torneranno, se potranno vedere i loro amici, quando li potranno vedere, come. E poi l'incertezza che stanno respirando dentro le case, in cui comunque ci sono genitori in tensione per il lavoro, in tensione per tutte le cose per cui siamo in tensione. Tutto questo loro lo assorbono, secondo me, con quel tipico senso un po' stoico e impettito che hanno i molto giovani, ma quello che succede sotto di solito è ben diverso, ecco, questo sarebbe il caso di preoccuparsene rapidamente, anche mettendo in campo degli strumenti di assistenza proprio a questi ragazzi. Invece, tutto questo è stato passato completamente sotto silenzio, in modo, secondo me, molto irresponsabile. Sei molto colpevole perché avrà delle, diciamo, delle conseguenze durature esattamente quanto un lockdown economico, diciamo. E a questo proposito, devio un attimo dalla mia scaletta e volevo farti parlare di scienza e società soprattutto, però quando si è cominciato a spiegare il senso dello stare chiusi in casa per ritardare, no, per rallentare il picco e allungare, appiattire la curva, no, si dice. Quindi per, diciamo, alleggerire il carico sulle strutture ospedaliere dicendo che c'è un problema, se questo problema ci troviamo ad affrontarlo nel giro di 2 settimane, collassiamo. Se lo affrontiamo in 2 mesi, forse lo superiamo ed evitiamo che a questo problema se ne sommino altri, perché gli ospedali più di tante persone non possono accogliere, più di tante persone non possono far lavorare e così via. Quando si è detta questa cosa, mi è stato abbastanza chiaro che ci stavamo trovando, dimmi se sbaglio a sistematizzarla così, insomma, in una di quelle situazioni in cui viene chiesto a ciascuno di noi di lasciar perdere il rischio individuale, di considerare il rischio collettivo e di farsi carico del rischio collettivo anche se il rischio individuale è basso. Me lo sono chiesto io perché in quel momento si diceva le donne hanno un rischio molto inferiore ai maschi, le donne giovani e sane, insomma, praticamente si stava dicendo, Silvia, il tuo rischio è relativamente basso, ma la tua responsabilità nei confronti della collettività è molto alta. Quindi prenditi un po' del rischio che hanno i tuoi familiari, i tuoi genitori, tua nonna, che in realtà è molto anziana, ecco. Così fatti carico di un po' del rischio e tutti quanti, fa conto che sia anche tuo, perché lo sarà nei prossimi 30 anni di vita di questa collettività, e resta a casa. E nel bilancio tra rischio individuale e rischio collettivo, fatti carico più del rischio collettivo. Non pensare al fatto che se tu esci e ti ammali tra 3 giorni sei guarita, perché in tutto questo. Se il mio rischio individuale poteva essere basso in quel momento, beh, trovarmi nei, cioè pensare al rischio individuale di una ragazza di 15 anni era quasi straziante, no? Cioè, cosa stavamo chiedendo in quel momento a una ragazza di 15 anni che magari c'ha il fidanzato e non lo vede da febbraio?
perde un anno di studio, insomma, perde un anno di vacanza, quello che abbiamo fatto tutti quanti a 15 anni, no? Andare all'estero, imparare una lingua male, ma impararne un po'. E, ecco, questa cosa appunto, secondo me, non è stata spiegata nemmeno a noi grandi, perché fa parte del rischio collettivo anche quello. Cioè il rischio collettivo che io in quel momento sentivo come mia nonna, i miei genitori, le persone fragili della mia famiglia, avrei dovuto metterci anche il rischio delle quindicenni intorno a me, che tra 20 anni saranno le 35 anni su cui si costruisce l'Italia, che saranno più povere economicamente ma anche povere di un'esperienza all'età dei 15 anni, che insomma che dovrei considerare anche questa mia, no? O sbaglio? Sì, è un'altra creazione di debito. Mi sembra che tu l'abbia posta in un modo molto interessante, no? In fondo è un'altra creazione di debito che va molto sulle generazioni più giovani, come tutto il debito, come il debito economico che accumuliamo, esatto. E quella che abbiamo pagato negli scorsi 2 mesi è stata a tutti gli effetti una tassa. È stata una tassa in termini di libertà individuale, in termini di soldi per moltissimi, è stata una tassa individuale in termini di felicità, e l'abbiamo fatto. Questo per me era, infatti, è proprio il punto centrale del libro, forse. Io ne parlavo come, a un certo punto nel libro dico che la mancanza di solidarietà in quella situazione sarebbe stato un difetto di immaginazione, perché il salto è proprio quello, cioè è fare il salto per una volta a un sistema astratto, cioè tu stai modificando i tuoi comportamenti individuali in modo drammatico perché ti rendi conto di un sistema astratto che devi preservare per gli altri. E quello che, dove secondo me si è fermato un po' questo discorso, siamo stati molto efficaci nel farlo all'inizio. Io non so se alla fine abbia prevalso veramente questa idea astratta di responsabilità e di solidarietà, o se sia stata di più la paura che avevamo, che molti avevano, magari non guardando così attentamente le statistiche, non rendendosi conto che appunto come soggetti singoli potevano essere meno vulnerabili. Quindi questo non lo so dire, mi piace pensare che sia stato veramente invece un grande sforzo collettivo di solidarietà. Sarebbe importante, so che qua adesso tutti pensano, ah però adesso non è che ci abbiamo da pensare a quello, ma sarebbe molto importante che questo sforzo sapessimo allargarlo ancora di più e ad esempio adesso preoccuparci già di cosa succederà a luglio in Africa. Io capisco che sia un pensiero molto lontano da noi, che dobbiamo adesso sistemare l'Italia e l'estate, ma in realtà è una cosa molto vicina e oggettiva. Ad esempio molti pensano che in Africa le cose non stiano andando bene come sembra, ma che tutto sia semplicemente un po' ritardato e che appunto nell'estate si possano vedere molti, ma molti morti, molte situazioni di complicazione. Perché questo ci riguarda? Perché vorrà dire che non è finita, cioè che noi possiamo anche risolvere questa situazione localmente, ma finché una soluzione è locale in un problema pandemico, la situazione non è realmente risolta, perché può ripartire dal punto zero in qualunque momento. E quindi questo allargamento di prospettiva è per me una dei discorsi appunto da portare fortemente in campo a fatica, perché non trova molto spazio come tu sai, nel dialogo, nella conversazione comune, ma è fondamentale perché le nostre visioni restano comunque troppo ristrette rispetto al problema che stiamo affrontando. Senti, c'è Barbara, probabilmente l'ho disorientata io che ho parlato troppo, dice ma cos'altro si poteva fare? Antonella risponde, a me piace pensare più che alla ripartenza a un ripensamento, e Federica aggiunge appunto interrogarsi su che cosa ha significato tutto questo. Che cos'altro si poteva fare allora secondo te, o è stato giusto farlo ed è giusto continuare? Beh, intanto stiamo attenti a non usare troppi verbi al passato. Nel senso che sta un po'
circolando questa idea del cosa avremmo dovuto, cosa abbiamo imparato, siamo nel pieno, secondo me. Non so se da un punto di vista strettamente epidemiologico in Italia in questo momento, ma appunto di una situazione più allargata siamo nel pieno, cioè tutto quello che sono le... Anzi, siamo all'inizio, probabilmente. Tutto quello che riguarda le... Appunto, prima parlavamo delle conseguenze a lungo termine sulle generazioni più giovani, ma quello che invece comincia a accadere sul piano economico, sul piano sociale, in altri paesi, in popolazioni più esposte, tutto questo è veramente solo all'inizio. Quindi, io non lo so, io normalmente sono... Scrivendo romanzi di solito io ho un tempo molto lento di digestione delle cose, di reazione alle situazioni. Normalmente passano anni prima che io reagisca veramente a una situazione passata. Questa forse è la prima volta nella mia vita in cui mi trovo in una situazione in cui invece mi viene da essere molto proattivo, cioè dal dire le cose vanno discusse adesso. Vanno cominciate adesso. Tutto questo parlare del come cambieremo, ma miglioreremo, peggioreremo, è puramente ozioso fatto così. Bisogna pensare alle cose che si stanno modificando e discutere allo sfinimento di come vanno indirizzate. Credo che sia un discorso molto più pratico di quello che si sta invece imponendo culturalmente. Non so se mi spiego, oggi sono un po' confuso. No, non sei confuso. Anzi, mi stava venendo da pensare che appunto ora voglio fare una specie di pride di noi che abbiamo studiato scienza e poi facciamo comunicazione o scriviamo, eccetera. Però è vero che molti scrittori in questo periodo si sono dedicati ai diari della pandemia con riflessioni intimistiche. Tu invece hai scritto un libro in cui dici anche che la matematica e la prudenza hanno molto a che vedere, insomma, e questo credo che sia anche uno dei meriti del tuo libro, quando dico che è una delle cose più sagge e ragionevoli che ho letto, e anche perché appunto non fai discorsi sul niente, no? Su come saremo dopo, che non vuol dire niente detto adesso, perché il dopo potrebbe essere anche un dopo tra 10 anni, non lo sappiamo. Ti leggo una domanda, poi vado avanti con la mia scaletta. Intanto c'è Claudia, dice: sono d'accordo sull'evitare i verbi al passato, cercare soluzioni lungimiranti, collettive, proattive. Maurizio anche parla appunto del nostro rapporto con l'ambiente, col pianeta, l'aveva fatto anche Patrizia poco fa. Però c'è Gabriella che dice: che ruolo ha la letteratura in situazioni come queste? Questo tuo libro è un saggio, c'è molta scienza, però tu fai soprattutto narrativa. E che ruolo ha la letteratura e come rispondi? Ma sai, per me questa è anche un pezzo di letteratura intesa nel mio modo, che poi il libro è ibridato con piccoli ricordi personali, a volte parlo di mio padre, della sua esperienza da medico, a volte parlo di fotografo la mia situazione attuale, i pensieri. Questo era già come un po' in corso in me prima, ma è diventato ancora più evidente in questi ultimi mesi che non mi interessano più troppo le distinzioni anche tra ciò che è letterario, ciò che non lo è, qual è il confine, qual è il modo. Allora la letteratura deve aspettare molto tempo prima di digerire qualcosa. Credo che la letteratura in questo senso possa diventare molto più inclusiva di così e possa essere semplicemente un'attitudine al parlare di qualcosa, al trasformare in parola e racconto e testimonianza qualcosa. Quindi per me anche questo lo è. Poi se invece ci concentriamo più specificamente sulla narrativa e sul romanzo di finzione, che poi è quello a cui io mi dedico la maggior parte del tempo, ecco, quello ad esempio, io ho fatto fatica non solo a immaginare in questo momento di dedicarmici, ma addirittura
Per la prima volta in tanti anni ho fatto fatica come lettore, cioè ho interrotto la mia attività di lettura di romanzi, quasi interrotta del tutto, se non appunto un po' di Kafka e altre cose che parlano di mistero, perché la realtà mi ha risucchiato questa volta, mi ha chiesto tutta l'attenzione possibile, non faccio che leggere notizie, articoli. Giornali italiani, stranieri, cerco di accumulare informazione e non perdermi i passaggi, però so che è temporaneo, anche perché vivere così per uno come me sarebbe atroce poi. No, però guarda, mi fa piacere che tu lo dica perché lo vivevamo tutti con un po' di senso di vergogna. Poi qualcuno su Twitter ha sollevato il tema, anche su Radio 3 sono arrivati gli ascoltatori, insomma, pensavamo di leggere di più. In realtà siamo chiusi in casa, ma leggiamo di È meno. come, è come, è come il sesso un po', no? Anche si pensa, ah, se hai più tempo libero leggi di più, se hai più tempo libero Ci sarà, pratichi molto no? di più. Invece. Ma invece, come dire, contano molto le disposizioni mentali, la tranquillità d'animo. Questa situazione è una situazione che ci ha chiuso in un angolo, che ci ha costretto in un angolo, ci ha costretto proprio fisicamente anche in casa. Quindi ho trovato anche un po' troppo stringente una certa idea che passava all'inizio del lockdown, no? In cui tutti in fondo ci invitavano a sfruttare al massimo quel tempo, anche guardando in giro, c'era chi faceva vedere i miliardi di cose che faceva durante il lockdown. Ecco, secondo me essere rimasti anche per giorni paralizzati a fissare una parete sarebbe stato altrettanto saggio e altrettanto comprensibile in una situazione come questa. Perché, anzi, forse questa è proprio una situazione in cui qualcosa ci sta dicendo che c'era una struttura nel nostro modo di percepire il tempo, no? Io, quando ho capito che dovevo cancellare tutti i piani dei prossimi mesi, mi sono reso conto di come la mia vita fosse decisa da inizio marzo fino all'incirca a settembre, strettamente decisa. È stato tutto spazzato via e io per la prima volta ho visto anche il livello di nevrosi che c'era in quella pianificazione assoluta. Lo so che è un pensiero un po' No, ma così, un adesso po' torniamo facile. sulla matematica che tutte e due troviamo più rilassante. Intanto qui ci scrivono, beh, Isabella, Silvana, Valeria e Ada, anche loro leggono di meno. Invece Feliciana ha detto la lettura dei romanzi è stata un balsamo per l'anima in questo periodo. Siamo 4-1 però, ho sentito dire da lettori molto forti che in questo periodo leggere ci è venuto peggio, ecco. Senti, beh, appunto, per tornare alla scienza e alla matematica, io mi ero segnato un sacco di domande intelligenti con un sacco di citazioni, vedo un po' se qualcosa recupero, ma in questo momento forse non è il modo migliore per condurre la conversazione. Mi ha colpito però una frase nel tuo ultimo articolo, quindi non nel libro, però ovviamente tutto si tiene, quando tu dici che la scienza avrebbe dovuto trovare il modo di dire non lo so. E di stabilire un confine tra quello che si sa e quello che non si sa, senza mettersi ad azzuffarsi su questo confine tra chi ne sapeva un pezzetto, chi aveva un'ipotesi, eccetera. E tu però parli tanto di matematica in questo libro, ma qui il problema grosso è nella biologia. La biologia è una materia complessa e come dici nell'ultimo articolo, la biologia c'è anche la sfortuna di non sapere quanto non sa. Cioè, almeno l'astronomia ti può dire io non so il 95% dell'universo, cioè la parte oscura di materia e di energia. La biologia non sa se quello che manca è il 15%, il 90% o il 2%. E noi per la prima volta come cittadini sentiamo diciamo, l'ignoranza della scienza sulla nostra pelle e sentiamo anche la colpa di una scienza che non ci sa dire guardate che non lo so. E questo è effettivamente un problema che, per ritornare alla prima domanda, dopo 2 mesi, adesso c'è finalmente chiaro, è difficile da nascondere, adesso il re è nudo, insomma, no? Anche se io mi rendo conto del fatto che anche cioè, gli scienziati investiti all'improvviso non solo di questa visibilità, ma anche di questa responsabilità assoluta verso una popolazione intera
spaventata e incalzati continuamente con le stesse domande che esigevano risposte precise. Prendi l'esempio più eclatante, no? Quante volte abbiamo sentito domandare ma allora arriverà veramente il vaccino? Ma quando arriverà? Allora, a questa domanda, qualunque scienziato nella piena consapevolezza delle sue facoltà in questo momento dovrebbe rispondere: non ne ho idea. Ci sono dei tempi minimi che probabilmente non verranno sforati, ma al di là di quelli stiamo facendo tutti gli sforzi necessari, degli sforzi inediti per il pianeta, ma da lì in poi qualunque aggiunta è opinione personale, sentimento, che per carità la scienza non è libera, la scienza è fatta da umani che hanno le loro proiezioni, le loro sensazioni, gli istinti, eccetera, però entriamo in un altro nebulosa, no? E quindi è chiaro che domandi a quattro persone diverse e ne ottieni quattro risposte diverse. Ora, questo è tutto lecito, forse l'errore di valutazione è pensare che tutta la popolazione abbia la conoscenza necessaria del funzionamento di questo mondo tale da saper mettere nel giusto contesto tutte queste risposte, invece non le prenda come ah, ma questo ha detto una cosa, lui ne ha detta un'altra, quindi oddio, non ci stanno capendo nulla. Esatto. E questo è un po' quello che si è creato in alcune situazioni, no? Tu all'inizio parlavi del fatto di condividere, ad esempio, risultati in modo molto più frettoloso di come non si fa normalmente, in cui c'è tutto un iter più ordinato. Questo è chiaro che è essenziale farlo, no? I risultati di un ospedale oggi a Pavia possono essere utili per una clinica a Baltimora. Quindi la circolazione di informazioni deve essere più libera che mai. Però poi bisogna sempre ricordarsi che appunto ci sono indizi, ci sono ipotesi, ma che la ricerca scientifica procede molto più lentamente di così, che ha dei livelli di validazione interna che sono molto più stringenti, e finché non ha superato quei livelli di validazione non può veramente affermare delle verità. È una condizione veramente nuova per tutti noi questa, molto molto nuova. Tiziana ricorda anche che, ricordo, non so se poi sia un refrain, ma in Italia noi non, fino a ieri l'altro, la ricerca scientifica non la tenevamo in grandissima considerazione, non eravamo nemmeno abituati a finanziarla molto. Ecco, quindi... Ma anche domani, non c'è da preoccuparsi di questo, non cambierà nulla, questo possiamo già dirlo con una certa sicurezza. Senti, invece una cosa che a me personalmente ha molto colpito, quando tu giustamente dicevi adesso ci stiamo rendendo conto che anche gli scienziati sono esseri umani, no? Quindi ci sono anche dei protagonismi tra scienziati, c'è quello che sta andando in TV moltissimo, quello che ha fatto il passo più lungo della gamba, quello che ha cominciato a vestirsi bene, quello, ecco. Anche noi comunicatori a un certo punto ne sposavamo una a testa, no? Quindi il mio scienziato è migliore del tuo, e così a cascata sui nostri lettori, ascoltatori. Francamente, per me c'è stato un momento chiave, forse solo per me, che è stato quando è uscito che Neil Ferguson, l'epidemiologo dell'Imperial College, quello i cui dettami l'epidemiologo con la E maiuscola, l'epidemiologo più grande del mondo, lo dico per chi, non conosce la materia, cioè presumo, ecco, perché io ho studiato quella roba lì, no? E quindi quando uno diceva l'epidemiologia dell'Imperial College, diceva l'epidemiologia, ovvero sia lo studio del movimento delle malattie su scala mondiale e quindi diciamo i numeri sulle malattie, matematica applicata alla medicina, una roba grandiosa, bellissima a pensarci. Ecco, lui che ha convinto Boris Johnson a chiudere la Gran Bretagna, lui che ha fatto modelli su tutti i paesi del mondo, compresi noi italiani, peraltro sbagliandoli, ma insomma, lui che ha fatto, che era veramente il nostro guru, bene, lui ha infranto il lockdown per vedere l'amante. Ecco, questa cosa secondo me è stata, cioè, se fosse stata scritta da un autore teatrale sarebbe stato quasi stucchevole. Però non è stata una grande ventata anche di... Noi forse non ci dobbiamo... vitalità.
Ma se, come dire, se non ci ha creduto lui, cioè io ho seguito i dettami di Boris Johnson, scusatemi, di Neil Ferguson, no? Non ho visto nessuno in questi giorni, e lui vedeva l'amante. Cioè, non lo so, è ecco. Stato, è stato, io devo dirti, l'ho trovato, appunto, anche io ho pensato, accidenti, sembra una trama da serie TV. Cioè, è così male, no? Proprio schematica che quasi dici... è troppo, così come sono successe delle cose schematiche da serie TV in questa situazione, come Boris Johnson che pronuncia quel discorso e poi è positivo e viene ricoverato, quindi anche quello è stato un movimento proprio che avremmo visto nella finzione più che nella realtà. Questo è anche un altro dei motivi per cui è difficile rivolgersi alla finzione in un momento in cui la realtà sta avendo più fantasia di così. Su Ferguson devo dire che dall'altra parte è stato anche un po' liberatorio vedere quel movimento, devo dire, per me, perché ha rotto quella gerarchia che secondo me ha tenuto schiacciati anche un po' tutti noi, del fatto che, ah sì, c'è chi sta capendo tutto e c'è chi sta capendo poco. E c'è chi si sta comportando in modo integerrimo e c'è chi invece si sta comportando in modo... Cioè, ci sono sempre le giuste ed essenziali norme, però questa è anche una situazione in cui è molto facile dimenticarsi che siamo esseri umani e che quello che ci fa umani è anche proprio quel livello di insofferenza alla norma, a volte di minima trasgressione, a volte di errore, ecco, che non è il famoso liberi tutti, ma è il non diventiamo poi i fanatici della mascherina e del controllare che cosa fa quello piuttosto che quell'altro, perché è una tendenza che comunque è stata inaugurata nelle ultime settimane e che è pericolosa, oltre che estremamente disumana. Senti, proprio qui volevo arrivare, perché il senso del tuo libro alla fine mi sembra che stia molto bene nelle prime parole che poi vengono richiamate in tutto il libro, cioè nel fatto che qui il virus se ne frega delle nostre frontiere. Noi siamo una collettività umana che abita il pianeta e che peraltro lo abita insieme ad altre specie viventi, e che con le altre specie viventi si scambia cose come le malattie. E accadrà ancora, è già accaduto, dici tu, all'inizio, e poi dopo spieghi come questo, cioè l'emergenza delle malattie nasce dal nostro rapporto con il resto dell'ambiente. Noi ne siamo soltanto un pezzetto, non siamo una parte privilegiata, siamo una parte particolarmente prepotente probabilmente, ma non c'è ragione di pensare di essere risparmiati dagli scambi di materiale genetico, in questo caso, che avvengono con altri esseri che vivono sul pianeta, no? Che sia stato un pangolino, un pipistrello, un serpente, chi se ne frega. Questo è uno dei motivi, ad esempio, per cui poi l'ho realizzato lentamente nel tempo, però per cui trovo ancora più rischiosa questa insistenza sulla metafora della guerra, no? Cioè sul chiamare questo virus nemico, nemico, nemico invisibile, nemico, come qualcosa che è totalmente altro da noi. Perché questo è chiaro che non sto dicendo il virus è un nostro amico, ma renderlo così alieno azzera la possibilità di fare queste considerazioni sul fatto che noi e il virus siamo parte di qualcosa di congiunto e collettivo, e che il virus non ha un conto personale da regolare con noi, ma fa parte di un funzionamento di specie viventi, di Lui però distorsioni che vivente ci non è sono. poi, quindi non ha, Esatto. addirittura attribuirgli delle intenzioni e ancora Esatto. delle volontà, insomma. Però appunto c'è questa idea della collettività umana, di noi come comunità, di noi che ci facciamo carico anche degli ultrasensibili, li chiami tu. Prima hai menzionato i paesi africani, ma gli ultrasensibili sono tra di noi, peraltro ci sono ultrasensibili che non sanno di esserlo e che lo potrebbero scoprire un istante dopo, e che quindi abbiamo una responsabilità planetaria, non soltanto sociale, appunto legata al
quello che prima chiamavo il rischio collettivo e che attribuivo alla comunità italiana. In realtà la nostra responsabilità è sovranazionale, perché il virus le nostre frontiere non le vede. E questo mi pare che sia molto del senso di quello che tu hai scritto, insomma, una chiamata alla responsabilità umana, non alla responsabilità di cittadino, che è qualcosa di più. Sì, poi quando... ovviamente ci sarebbero tantissimi capitoli da aggiungere nel frattempo a quello che ho scritto in quelle prime settimane, ma uno dei principali sarebbe proprio quello che ancora a quel punto non si vedeva, cioè l'incapacità di cooperazione che abbiamo dimostrato, non solo a livello sovranazionale, ma addirittura ci siamo spaccati, siamo ancora spaccati in Italia a livello regionale, quindi cioè per un virus che investe l'umanità, noi ci incartiamo su delle distinzioni di regione. Questo è un enorme paradosso nel quale ci troviamo. E ci sarebbe da pensarci su molto attentamente, credo. Sì, tu hai dialogato con Diamond sulle pagine della lettura proprio anche su questo tema, sul tema del nazionalismo, no? Perché forse questo non è un esercizio ozioso. Vi siete chiesti se i nazionalismi ne usciranno rafforzati o indeboliti. Noi siamo un paese che a livello sanitario è addirittura federale. Quindi, ecco, al di là del nazionalismo, una cosa a cui io tengo particolarmente, volevo chiederti un'opinione, è la tenuta del sistema sanitario nazionale, che è un grosso regalo che ci siamo fatti come collettività quando io non ero ancora nata, tu probabilmente eri nato da pochi giorni, cioè poco più di 40 anni fa. Ah no, scusami, tu sei nato con un sistema sanitario nazionale già esistente, io no, per... sei mesi, fai conto. Però ecco, questo è un regalo molto importante che ci siamo fatti e che gli italiani conoscono troppo poco. E avere un sistema sanitario nazionale vuol dire avere la centralizzazione di alcune competenze, come quella appunto epidemiologica, di sorveglianza dell'intera comunità italiana, e anche se poi alcune competenze sono regionalizzate. Questo sistema sanitario nazionale è probabilmente una delle cose più preziose che abbiamo. C'era prima una domanda, qualcuno che non riesco a recuperare, che diceva che bisognerebbe tenere conto anche di quei malati che prima curavamo e che adesso in piena emergenza Covid rischiano appunto di vedere peggiorare la propria malattia, o rischiano addirittura di andare incontro a un decesso per malattie che a gennaio avremmo curato e che a maggio non sappiamo più curare perché i nostri ospedali sono impegnati in altro. Ecco, appunto, io credo che il sistema sanitario nazionale meriterebbe un capitolo del tuo aggiornamento. Sai, io, per me è talmente, appunto, come dici tu, un dato talmente acquisito che non è una cosa che metto in discussione. Forse sbaglio in questo, forse sbaglio nel non pensare che possa nemmeno essere minacciato. E non sono un esperto del funzionamento delle cose, ne so molto poco. Come diciamo commento da cittadino di quello che ho visto in questi mesi, ho notato però un altro aspetto che è molto 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 italiano e che si, secondo me, si traduce in maniera identica, ad esempio, nella sanità e nella scuola, no? Forse nelle due grandi strutture pubbliche che dovremmo difendere di più, sempre. Ed è il fatto che quanto abbiamo insistito sull'eroismo di medici e infermieri in queste settimane. Ne abbiamo insistito in un modo che a un certo punto ha cominciato a diventare quasi... come se, sì, ma poi come se stesse mascherando qualcos'altro, no? Cioè, ed è la stessa idea del fatto di quello che succede spesso nelle scuole. Ah, il sistema traballa, però ci sono gli insegnanti che ce la mettono tutta e quindi sopperiscono a delle mancanze. Quindi ci siamo fatti andare giù anche il fatto di vedere degli operatori sanitari con i sacchi neri legati attorno alle gambe. Questo nella mia regione, le immagini le ho viste dalla mia regione, dal Piemonte. Ecco, a me sembra sinistro questo, cioè il livello a cui in fondo accettiamo che una struttura pubblica sacra per noi
a un certo punto demandi la tenuta così fortemente all'abnegazione, alla responsabilità dei singoli. Questo avviene nella sanità e avviene nella scuola, secondo me, in misura molto simile. Su questo, secondo me, ci sarebbe da fare una riflessione molto, molto più ampia. Cioè, Sì, ma è quello che noi che scriviamo di scienza abbiamo sbagliato in questi anni. Dire la scienza in Italia è sottofinanziata, però è molto produttiva. In questo realtà, è esattamente un altro settore. allora Probabilmente. dovremmo finanziarla di più se già ce la fa con il poco che ha, se basta la creatività italiana a tenerla in piedi. Questo è un errore molto grave. C'è anche Silvana che ci sta scrivendo, ecco, sanità e scuola. E Ma Isabella. probabilmente quello che direbbero, io è un mondo che non conosco, quindi non ne parlo, ma lo recepisco, ma quello che magari direbbero molti imprenditori anche delle famose piccole e medie imprese, no? Di qua c'è sempre questa sensazione che qualcosa gravi sul singolo, che però non sarebbe pertinenza totale del singolo. E qualcosa sta succedendo anche nella gestione di questa emergenza. Si è prodotto a un certo punto questo spostamento, cioè si è messo un peso molto grande sulle responsabilità individuali e quindi anche sulle infrazioni dei singoli. Come togliendone un po' a livello invece delle infrastrutture che dovrebbero essere state create e non sono ancora state create, dei sistemi che dovevano essere implementati e non sono ancora stati implementati, dei test che non sono ancora disponibili, eccetera, eccetera, eccetera. Ma di nuovo abbiamo accettato questo carico individuale. Questo, io veramente come ultima cosa volevo chiederti una roba che hai già detto, quindi ti volevo portare allora a una riflessione, poi probabilmente andiamo in chiusura, mentre c'è Ghibli, che presumo sia uno pseudonimo, dice sono infermiera da 40 anni, ma quali eroi? Siamo partiti che eravamo già in ginocchio, non chiamateci eroi. Che è questa? In questa fase 2 siamo chiamati appunto a una responsabilità individuale che qualcuno dice scarica un po' le istituzioni, cioè mentre nella fase 1 si diceva non potete fare praticamente niente, dovete stare chiusi in casa, adesso finalmente, dico io, ci si tratta da individui adulti e ci viene detto non chiedetevi che cosa potete fare, chiedetevi che cosa dovete per forza fare, fate soltanto quello. E quindi abbiate la responsabilità di eliminare il superfluo che può creare problemi, perché adesso la situazione dovrebbe esservi chiara. È in un certo senso uno scarico di responsabilità da parte delle istituzioni sul cittadino, però era quello che invocavamo sin dall'inizio: trattateci da esseri umani È adulti, vero. non bacchettateci. Allora, perché adesso non lo sappiamo tanto bene gestire? Beh, perché è tanto da gestire, no? Ma io non so se non lo sappiamo tanto bene gestire. Vediamo, perché poi è anche vero che i comportamenti scorretti chiamano molta più pubblicità dell'infinità, del grande mare di comportamenti invece responsabili, quindi prima di chiamarci da soli responsabili, vediamo come entriamo dentro questa cosa. Sicuramente un aspetto da rafforzare è proprio quello da cui siamo partiti. Cioè quello dell'informazione, prendi un argomento che tu conosci molto meglio di me, per studi, per interessi, eccetera, però prendi le famose vaccinazioni, no? Vaccinazione in tempo di normalità. Anche lì, quando si è presa di petto la questione della vaccinazione negli ultimi anni, perché c'erano spinte sempre più contrarie ai vaccini, che poi generavano anche situazioni proprio di vere e proprie epidemie di malattie che si potevano evitare in Italia, comunque è stato privilegiato un approccio di sanzione. Si Certo. fa così, altrimenti queste sono le conseguenze, altrimenti i bambini non verranno messi a scuola, eccetera, eccetera. Forse si ritiene che su di noi, popolo italiano, questo sia più efficace, però è anche vero che di rado tentiamo invece l'approccio della informazione esaustiva, ben fatta,
mirata, calma, pacata, e io questa sfiducia nella capacità delle persone di capire l'ho sentita fortissima anche in queste settimane. È chiaro, le persone non capiscono fin tanto che non spieghi le cose bene, al livello giusto, nel modo giusto, senza emotività eccessiva, però è anche vero che questo tentiamo di farlo poco qua. Sì, io infatti ti ringrazio perché, come è stato sottolineato da qualcuno che ha scritto e che mi sono persa, appunto tu sei stato tra i primi a esserti preso la briga di spiegare cose difficili, che poi evidentemente tanto difficili non sono, appunto, R con zero. Adesso magari l'altro giorno al telegiornale l'ho sentito chiamare R0, ma insomma, ecco, a parte Sì, piccole. però tutti hanno capito qual è il Esatto, concetto dietro. il concetto è Basta passato. dirlo. E credo che con questo noi possiamo andare in chiusura. Ti vorrei però girare un sacco di saluti e complimenti che io qui leggo. Alle volte sono anche complimenti molto circostanziati. Mi scuso se non riesco a leggerli tutti, ma davvero me ne sono arrivati una tonnellata da tutta Italia e non soltanto da tutta Italia. Prima ho letto Buenos Aires, ma non era l'unica voce estera. E quindi su questo io credo di doverti salutare e ringraziare. Magari una chiosa. Questo libro andava scritto durante. Ma il durante qui può essere molto lungo, abbiamo detto. Tu sei un cauto pessimista, così ti sei definito. E se tra un anno saremo ancora durante, pensi che andrà aggiornato o alzerai la penna e aspetterai il dopo? Guarda, in realtà devo dirti che molto inusuale per me, ma mi trattengo giorno per giorno, nel senso che sarei molto più prolifico e debordante di così, però capisco, invece bisogna restare un po' fedeli al principio che anche questo sarebbe un principio di economia da imparare tanto noi, da noi, cioè dire le cose quando c'è qualcosa da dire e per il resto aspettare un po' di più. Quindi cerco di restare, nonostante l'emotività sia più alta del solito per me, cerco di restare abbastanza fedele a quel principio. E allora guarda, su questo ti giro i ringraziamenti, leggo soltanto gli ultimi a nome di tutti quelli che invece hanno scritto fino adesso: Maria, Patrizia, Sergio, Gabriella, di nuovo Maria, Silvana, Ugo in particolar modo sull'articolo sulla matematica del contagio. Ricordo a tutti il libro che spero che si veda, è proprio qua, ma si può anche scaricare, quindi quella la versione elettronica non riesco a farvela vedere. Nel frattempo tu sei stato molto più bravo di me con l'illuminotecnica, qui invece sulla mia sala È che... perché mi sono nelle settimane alla fine mi sono approntato, ho rubato la lampada del salotto e mi sono approntato il Hai fatto piccolo molto bene, perché io in studio. realtà lo studio da cui giro le cose che sto girando in questo periodo ce l'ho di là e quindi qui non è Ecco. attrezzata. Comunque, io ringrazio te Silvia perché, come dire, fare questo genere di conversazione con te è estremamente, estremamente più facile e estremamente, estremamente più interessante. E quindi grazie di avermi accompagnato qua. No, grazie, grazie a te per quello che scrivi, per quello che dici e per aver chiesto la mia presenza a questo incontro. In tutti questi ringraziamenti devo ringraziare ovviamente Einaudi, che è editore di entrambi, e ringraziare il Circolo dei Lettori di Torino, che ha ospitato questa conversazione, che è stata molto interessante anche per i tanti che ci stanno scrivendo, e ringraziare i tanti che ci stanno scrivendo per averci suggerito molte domande e tante che veramente non sono potuta... Non sono riuscita a leggere. Grazie a tutti, buona serata e alle 7:31, dopo un'ora, vi Ciao saluto e stacco la linea. a tutti, ciao Ciao Silvia. Paolo, ciao.